Ragazzi, sono orgoglioso di essere il primo in Italia a presentare una chitarra attesa da oltre un anno. Giordani, sono un chitarrista e nel video di oggi vi mostro la nuova arrivata in casa, Harley Benton. Questa è la ST Modern Plus, che è venduta in esclusiva da Thomann. E anzi, prima di farvela vedere e sentire, voglio ringraziare Thomann per avermela mandata in anteprima proprio per fare questa recensione. Di produttori di semistrato ce ne sono tantissimi sul mercato e soprattutto la Harley Benton, quando si tratta di modelli entry level, ha una gamma di chitarre molto ampia, ma con questa nuova serie, la ST Modern Plus, ha deciso di alzare la posta in gioco, e questo perché i 7 nuovi modelli della serie ST sono delle chitarre con delle caratteristiche e dei legni soprattutto impensabili in questa fascia di prezzo. Ma che cos'è questa nuova ST? A cosa si ispira e soprattutto come suona? Innanzitutto è una chitarra che ricorda la Stratocaster, ma con una serie di accortezze pensate per il musicista più esigente. Fa parte infatti della cosiddetta serie Pro di Harley Benton, che ha proprio delle specifiche di qualità. Basta guardare il top, cosiddetto Flame Blue Burst, che è di una bellezza unica. Mi è piaciuto tantissimo. Ma la domanda è: quanto si avvicinano alle chitarre più blasonate? La ST Modern Plus aveva suscitato un grande interesse fin dal suo annuncio al Guitar Summit del 2023. Questo tra l'altro è il modello più costoso della serie, ma il prezzo ve lo dirò soltanto alla fine. E se volete acquistarla, vi ricordo che trovate il link in descrizione. Arriva in un doppio imballo ben protetta, quindi da eventuali bacetti dei nostri carissimi amici corrieri. Non c'è una custodia e gli unici accessori inclusi sono due leve del tremolo, a seconda di come vi piace di più, un cavo jack e le due chiavi per fare un'eventuale regolazione del setup. E a proposito di setup, è arrivata già settata, intonata, non c'è alcun rumore delle corde sui tasti e l'action è davvero molto comoda. Se eventualmente volete regolarla in base alle vostre preferenze, potete intervenire facilmente sul truss rod che troviamo alla base del manico. Ma vediamo le caratteristiche. Il corpo è in ottano americano, con una forma ergonomica, questo per un maggior comfort, soprattutto quando ci troviamo su questa zona del manico. La configurazione dei pickup è HSS, quindi un humbucker al ponte e due single coil, e complessivamente è dotato di un buon hardware e con un manico veramente scorrevole e veloce. Attenzione per i dettagli. Sul top infatti presenta una fantastica finitura Flame Blue Burst con tutto un binding in legno color avorio, mentre sul retro è completamente nera ma svasata. E mi ha molto colpito la svasatura sul retro e sia sulla parte superiore. Ma è proprio il manico il punto forte di questa chitarra. Il manico è avvitato, ci sono 4 viti, ha un profilo a D molto liscio e veramente, ragazzi, è comodissimo da suonare. È in acero fiammato canadese, nella classica cosiddetta finitura roasted tostata, ed è secondo me spettacolare. Confrontandolo con quello della Fusion T che ho recensito, che presto la vedrete qui sul canale, questo manico è veramente un altro pianeta. Bello
liscio e scorrevole. E questo è merito anche della tastiera, con i bordi arrotondati e un radius variabile da 12 a 16 pollici. Monta 22 tasti Jumbo in acciaio inossidabile che non presentano assolutamente imperfezioni lungo i bordi, il capotasto è in grafite da 42 mm e i segnatasti sono puntiformi e la cosa bella è che sono fluorescenti. È la prima volta che mi capita di provarli e sicuramente possono essere utili in una situazione di scarsa luce. La scalatura è la classica 648 mm ed è presente un battipenna a tre strati che si abbina molto bene al colore del corpo. E andando sul sito vi accorgerete come anche le altre chitarre hanno sempre dei battipenna in tinta con il colore del corpo. A livello hardware ha diverse caratteristiche che possiamo aspettarci da una chitarra di qualità. Ad esempio il ponte a due viti è un Babich FCH Z Series C che permette di usare la leva con disinvoltura e poi grazie alle meccaniche sono autobloccanti, sono delle Sung 2 ML55, così è scritto nelle specifiche. Il logo comunque è Harley Benton e mantiene bene l'accordatura anche dopo un uso piuttosto pesante della leva. Ragazzi, se volete imparare la chitarra e approfondire tutte queste tecniche, non perdetevi i miei corsi, vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Tutto l'hardware è cromato, il pickup humbucker è un Tesla VR Nitro al Nico 5 Zebra, mentre i due single coil sono dei Tesla TVS1M al Nico 5 al centro e al manico di colore nero. Il suono dei Tesla non mi dispiace affatto, in particolare gli humbucker li conosco molto bene perché sono di serie sulla mia Harley Benton SC552 in stile Les Paul, che ho recensito qui sopra. Ricappa al manico. Seconda posizione. Terza. Quarta. Quinta. Questa accoppiata di humbucker e single coil permettono di spaziare da timbriche cremose e morbide a sonorità più dure e aggressive. E se vogliamo invece una sonorità meno aggressiva, basta splittare il pickup al ponte con il controllo push-pull sul potenziometro del tono. Quarta splittata. Quinta splittata. Oltre al tono poi abbiamo il potenziometro del volume e il classico selettore di pickup a 5 posizioni. Tutto sembra molto affidabile e resistente. Sento sempre il potenziometro del tono un po' più leggero rispetto al potenziometro del volume, probabilmente perché è un modello diverso montando lo split. E infine monta delle corde Elixir 01046 che non ho cambiato. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una scatola qualsiasi di Thomann e tiratela sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Questa ST Modern Plus FBB è un'ulteriore riprova che la Harley Benton sta sformando dei prodotti di altissima qualità e per la cifra che costa non ha nulla da invidiare a chitarre dal costo ben superiore. La tastiera con il radius compound che va da 12 a 16 pollici è comodissima, è veloce, è scorrevole e guardate veramente
che fiammatura, cioè il manico è veramente uno spettacolo. I pick-up Tesla sono molto validi, versatili, grazie poi alla potenza dell'humbucker al ponte, che è utilissimo ad esempio per un suono più aggressivo o se vogliamo farci sentire di più durante gli assoli, e comunque è splittabile per un suono in puro stile strato. La cosa un po' strana è il ponte, che ha una forma un po' rialzata, e mi ci devo un po' abituare a sentire questo spessore, niente di trascendentale, però mi sarei aspettato un ponte, diciamo, un po' più in stile Fender. Questa chitarra poi ha il giusto compromesso tra peso e comodità, le meccaniche svolgono ottimamente il loro dovere e l'accordatura tiene molto bene, merito anche sia del capotasto in grafite sia delle meccaniche. L'unica cosa estetica che non mi convince è il colore di questo pick-up al ponte. Lo avrei preferito tutto nero come gli altri o al limite cromato, coperto cromato, però c'è sicuramente a chi piacerà anche questa soluzione. La qualità di questa Harley Benton della serie Pro quindi è assolutamente incredibile, e il prezzo, ragazzi, è ridicolo, 455 euro per questo che è il modello più costoso, ma sul sito ne trovate altri 6 da scegliere. Probabilmente il valore di questa chitarra è almeno, non dico del doppio, ma ci siamo quasi. Non sto scherzando, fatevi un giretto ad esempio su Thomann e guardate i prezzi dell'hardware. Solo il ponte costa 141 euro. Le meccaniche autobloccanti costeranno una cinquantina, 50-60 euro. Per cui quasi la metà del costo di questa chitarra è soltanto per queste due parti. Metteteci questo manico che è spettacolare, metteteci il top e capite da soli che Harley Benton ha fatto una vera e propria magia. Se vi ho incuriosito, andate a vederla, trovate il link qui sotto in descrizione, e sarebbe bello metterla a confronto con una chitarra di pari valore e vedere così come si comportano, che ne so, una Squire oppure una entry level della Fender. Se vi interessa un confronto con un modello particolare, in un prossimo video scrivetemelo con un commento qua sotto, che ovviamente non leggerò. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao e buona musica!